Buongiorno a tutti, abbiamo visto già una manifestazione di Dio la volta scorsa, nella pericola precedente, e qua c'è un rinnovo di, di un'altra, sempre della stessa alleanza, però vediamo, vedremo che qui nel testo, ecco, vedremo che ci sono delle promesse aggiuntive rispetto a quella precedente. L'alleanza però è sempre la stessa. Ecco, ci dice, leggiamo il versetto 1, dice, e avvenne che Abram ebbe 99 anni e il Signore apparve ad Abram e disse, rivolto a lui, io sono Eshaddai, cammina davanti al mio volto e si integro. Ecco, ci dice che... <ride> Abramo aveva praticamente cento anni, andava per i cento, quindi era vecchissimo. E come sappiamo anche dai testi della Genesi, che vedremo, che anche Sarai era avvizzita e non aveva più le regole, non aveva, e quindi non poteva partorire. Quindi vedete che si prepara il grande miracolo, Ecco perché è un conto, è quando una donna sterile a un certo punto, dopo tanti anni, partorisce un bambino, è una benedizione, come è successo ad esempio ad Anna, figlia madre di Samuele, che viene raccontata anche questa nella Bibbia, questo episodio. Ma eh, qui eh, sembra tutto impossibile, vedete, vedete com'è la fede? Eh? Qui si va incontro a una pretesa di Dio, si potrebbe dire, a una promessa impossibile. Poi ehm, Dio parla ad Abramo e dice io sono El Shaddai. Che cosa vuol dire questo, eh, questo termine che è un nome di Dio? El vuol dire Dio. Shaddai vuol dire... Onnipotente. Ecco però per farlo capire meglio, leggiamo questa, questa nota. Io vi faccio vedere che lo stesso nome di Dio, El Shaddai, viene usato anche nel libro di Ezechiele. E, e dice Ezechiele: Io udivo la voce delle ali, simile a voce di grandi acque, come la voce di El Shaddai. Come il fragore della tempesta di tumulto come di un accampamento. Esachiele 1:20. Ecco, vedete che qui ci sono le grandi acque, ecco, quando ci sono le onde grosse, che è il, il mughiare del mare, e poi c'è il fragore della tempesta, poi il tumulto dell'accampamento. Sono tutte cose che può dominare solo Dio. Allora vedete, si dice che il Shaddai vuol dire Dio onnipotente. E cioè quel Dio che possiede, come abbiamo visto precedentemente nel, nel passaggio di Melchisedek, che, che possiede il cielo e la terra. Ecco, e quindi anche tutte queste forze della natura di cui gli uomini hanno un grande timore. Ecco, poi vedremo che ci sono appunto delle altre promesse, come quella, eh, beh, la vedremo, poi c'è il segno della circoncisione, e, e poi Dio dice ad Abramo, prima gli aveva detto io sono tuo scudo, vi ricordate? Adesso gli dice cammina davanti al mio volto e sii integro. Ecco, traducono davanti a me, ma è impossibile che Abramo vada davanti a Dio, è Dio che va davanti a Abramo. E infatti io ho tradotto, c'è un errore qua, purtroppo devo dirlo, ma perché c'è il termine nell'espressione, nell c'è il termine volto. E allora io ho tradotto letteralmente davanti al volto. Davanti al mio volto, e si integro, gli dice. Ecco cosa vuol dire andare eh, davanti al, al volto di Dio? Vuol dire che quando Dio guarda un, una direzione, tu ti devi, eh, ti devi mettere in quella direzione tu anche lì. Che ecco, cos'è la direzione? Sono le, le, le cose ecco, che. che le azioni che dobbiamo fare, che però noi cristiani dobbiamo vagliarle e, e vedere dove va Dio, ecco, dove guarda qua in questo, in questo caso, no? E poi vedremo questa espressione molto bella nei Salmi, che vuol dire tante cose ed è un'espressione bellissima e anche molto spirituale. Ecco, poi gli dice, si sì, integro, ecco, qui anche qua... Eh, è giusta la traduzione, però non dice tutto. Tamim in ebraico vuol dire compiuto, portato a compimento. Come fa un uomo a essere portato a compimento? Vuol dire che la sua integrità deve arrivare al, al compimento. Ecco, anche qui c'è da dire tante cose, ne, lo vedremo negli spunti. Ecco, poi leggiamo il versetto 2 e, e, e seguenti. Dice eh, Dio, stabilirò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto molto. Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui dicendo, Eccomi, la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli. Il tuo nome non sarà più Abram, ma il tuo nome sarà Avraham perché ti ho reso padre di una moltitudine di popoli e ti renderò molto molto fecondo, ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Ecco. Vedete che il rinnovo dell'alleanza promette qualche cosa in più, che l'aveva accennato in quelle precedenti, negli incontri appunto tra Dio e Abramo, è una promessa di essere capostipite, una, una promessa fatta ad Abramo di essere capostipite di un grande popolo. Cioè l'Israele però secondo la carne. E, e a, a queste parole Abram si prostra a terra con la faccia a terra. Come per si faceva quando il Signore faceva appunto una promessa, è un gesto di, ehm, di riconoscimento del dono, del dono di Dio, ecco. una, rendere grazie alle parole di Dio. Ecco qui che Abram capisce appunto che sarà il capostipite di un grande popolo. Poi la seconda promessa sono i popoli. Vedete? Allora qui c'è qualcosa di più, non è la stessa cosa, non è una ripetizione. E dice: Ecco la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli. Prima diceva ti rend renderò numeroso molto molto, ma qui ci sono anche i popoli. Allora non possono essere i popoli figli di, Ab di Ab Abramo. Ecco. E sappiamo che si tratta de, del popolo di Dio, l'Israele di Dio, come dice Paolo, e, che è fatto da, da tanti popoli, compreso il, il popolo di Israele, però che non si distingue più per la razza, per la carne, diciamo così, ma per la fede. Ecco, e poi gli, gli cambia il nome ad Abramo Avraham, ecco, vuol dire padre di molti popoli, padre di una moltitudine. Potete vedere la, la, la nota per pagina, Io faccio vedere come interpretano. Ecco, non è tanto facile capirlo, però c'è qualcuno che interpreta abbastanza bene. Io mi ho, ho, ho fatto la nota, ecco, e allora vedete che. Questa abbondanza di figli di Abramo conta quelli, i figli di Israele, secondo la carne e poi anche tutti i popoli, però questa volta nella fede. Ecco, poi nell'ultimo versetto, dice: Ti renderò molto, molto fecondo. Ecco, eh, la, la fecondità eh, è la, la seconda promessa. Ecco, perché gli antichi che avevano molti figli erano. Benedetti da tutti, erano, erano, eh, si pensava appunto che ci fosse su di loro la benedizione di Dio, ecco, la fecondità. Oggi siamo, non ci pensiamo più, però una volta era così. E poi dice: Ti farò diventare nazioni, da te usciranno dei re, quindi, un popolo che avrebbe anche dei re, ecco dei per personaggi molto importanti. Ecco, quando cambia il nome ad Abramo, nella Bibbia abbiamo diversi luoghi dove si vede che Dio oppure Gesù cambia il nome a qualcuno dei suoi servi perché il nome indica appunto la sua vocazione. Abramo l'abbiamo visto però, ad esempio c'è anche Pietro, che vuol dire Cefa. Ecco, tu sei la cefa, cefa in aramaico, che vuol dire pietra. E Gesù dice a Pietro, tu sei la pietra, sulla, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ecco, era il capolo della chiesa, dove c'è la metafora eh, del... Eh, appunto de, 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 dell'immobile diremmo così ecco della casa fatta di mattoni ma questi mattoni sono le anime ecco. e per, però la terza promessa che fa Dio è che e la fa implicitamente chiaramente Abramo è difficile che riesca a capire qua Ecco, mentre Gesù, Dio parla e gli dice queste cose, però noi lo sappiamo dalla, dalla storia della salvezza che per Abramo si, si tratta di una fecondità che non è solo carnale, ma anche spirituale, appunto in Cristo. Poi ne parleremo negli spunti di questo. Ecco, poi leggiamo il 7:10. Stabilirò la mia alleanza tra me e te con la discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza eterna per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Da te, do a te e alla discendenza dopo di te la terra dove sei straniero, tutta la terra di Canaan in possesso perenne. Sarò il vostro Dio. Disse Dio ad Abramo, da parte tua osserva la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che osserverete tra me e voi e tra la tua discendenza dopo di te, ogni maschio, ogni maschio tra di voi sia circonciso. Ecco, ecco quindi si chiama questa volta... Una alleanza di generazione in generazione, poi dice come alleanza eterna. Anche questa è un'altra promessa. Prima non l'aveva detto, però c'è un'alleanza perenne, eterna. E quindi promette che non solo questo, ma che la discendenza, cioè sia Israele, ma anche i, i popoli, eh, avranno come Dio appunto il Dio creatore, il Dio di Abramo. E poi c'è al versetto 8 la promessa della terra. Ora Abramo è un immigrato, ma tutta la terra di Canaan, che era una terra bellissima, molto fiorente, Sarà appunto il paese dove arriverà Israele, e questa terra sarà data al popolo di Israele. È chiaro che tutte queste cose Abram non le vedrà sulla terra, le vedrà da un'altra parte, ecco, nel seno di Dio. Ecco. Però vedete che gli sta dicendo che avrà un. Un nome eh, al di sopra di tanti altri nomi nella storia della salvezza. Ecco, e questo per gli antichi era un, un, un grande, una grande pre prerogativa, era un segno di, di grandezza. Ecco, vedete che eh, Dio sceglie i suoi. I suoi servi, umile, come abbiamo visto, Abram, che però, vedete, viene innalzato con un nome che hanno proprio pochi, anche nella Sacra Scrittura, perché Abramo è il padre dei credenti, non solo di Israele, ma anche dei popoli, anche di noi cristiani. Ecco, poi alla fine c'è l'accenno alla circoncisione, anche di questo... Ne parleremo negli spunti, il significato della circoncisione. Lo vedremo cercherò di spiegarlo. Ecco, poi c'è la, la parte finale: dice: vi farete ciò, cioè recidere la carne del vostro prepuzio, e ciò sarà come segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà otto, anni, gio, otto giorni sarà circonciso di voi ogni maschio di generazione in generazione. Tanto quello nato in casa come quello comperato con denaro da, qualcuno, da qualunque straniero che non provenga dalla tua discendenza. Ecco. E poi andiamo avanti. Deve essere assolutamente circonciso colui che è nato in casa e colui che viene comprato con danaro. Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne quale alleanza eterna. Il maschio non circonciso di cui non sarà stata circoncisa la carne del suo prepuzio, quell'anima sarà recisa qualunque sia il suo popolo, ha violato la mia alleanza. Ecco, la, la circoncisione è un segno dell'alleanza, quindi c'è un segno su ogni maschio ebreo nella carne, ecco, per appunto distinguere il, il popolo da tutti gli altri popoli che però non conoscevano il Dio creatore, i pagani. Ecco, e poi vedremo che in Cristo ci sarà appunto una. Una nuova ed eterna alleanza, ecco ce ne sono tante di alleanze eh, nella storia della salvezza, ma si arriva poi alla fine a quella di Cristo che è eterna e non ce ne saranno altre. Ecco, e quindi tutti i maschi per tutte le generazioni, co come anche il nato in casa oppure quello comprato con denaro. Questa cosa può fare. Scandalo, un po' può scandalizzare il fatto che si compravano i figli per denaro, eh, però non è mica colpa di Abramo, <ride> era la mentalità che c'era quel tempo. Come c'erano anche delle cose molto brutte nel paganesimo e Abraham. Eh, e, e, servo di Dio, e amico di Dio, ma si trova appunto in una situazione dove ci sono queste società bellicose, malvagie e, e corrotte e la colpa non è sua. Ecco, abbiamo visto anche questo Eliezer di Damasco che certamente non era della parentela di Abramo, no? Ecco... Si faceva così, eh, come c'erano anche gli schiavi: non è giusto, ma non è colpa di Abramo. Ecco. Ci sono certi che fanno, ehm, danno certi giudizi sulla Bibbia senza, senza ragionare. Ecco. E qui, infatti, siamo a 1850 anni prima di Cristo, quindi siamo in un periodo molto antico dove c'erano queste. Queste usanze ecco, di questi popoli. Ecco, quando poi dice invece, alla fine, ecco, lui di Dio dice che è nella, circon nella circoncisione che sussiste l'alleanza. Quindi alla fine dice eh, qualunque sia il suo popolo, cioè tutti devono essere, tutti maschi, devono, devono essere eh, circoncisi, altrimenti appunto, eh, se non lo si fa, quell'anima sarà recisa eh, dai popoli, dice letteralmente, cioè vuol dire da qualunque sia il suo popolo perché ha violato l'alleanza. Poi spiegheremo negli spunti perché Dio sembra così severo sulla circoncisione. Ecco, comunque quando dice che sarà recisa quest'anima, qualunque sia del suo popolo, vuol dire viene scartata, viene tagliata, taglio vuol dire che separa la persona definitivamente dal suo popolo. Riprendo quell'espressione che ho già accennato camminare davanti al volto di Dio e non da, davanti a me. Ecco, non era Abramo che andava davanti e Dio lo, lo, lo seguiva. Ecco. Si tratta della provvidenza. Ecco, il salmista molte volte, cioè l'uomo dei salmi, l'orante che prega. Tante volte dice: Signore, non nascondere da me il tuo volto. Perché dice così? Che cos'è il volto di Dio su di noi? Vuol dire lo sguardo di Dio, che non lo vediamo certamente, però lo percepiamo, che vuol dire prossimità ed è anche segno che. Lo sguardo di Dio, abbiamo visto lo sguardo dell'angelo di Dio su Agar, è la stessa cosa, si diceva così nell'ebraico, è un'espressione tipica dell'ebraico. Ecco, questo però ci dice molte cose, ci dice cose molto importanti. La prima cosa è appunto che l'uomo dei salmi, quando fa quella preghiera non nascondere da me il tuo volto, praticamente cerca di ritrovare quella prossimità con Dio che aveva perduto. E quando è che si perde la benevolenza di Dio e il suo sguardo? Quando non siamo in grazia di Dio, perché abbiamo fatto qualcosa di male, ecco, oppure per altri motivi, ecco, però appunto non bisogna spaventarci abbiamo sempre una possibilità di ritorno però lo sguardo di dio appunto che vuol dire lo sguardo benevolo ma anche la prossimità di dio nella nostra vita eh, vuol dire ecco perché la vera vita cristiana è quando percepiamo dio nella nostra vita e poi il fatto di andare, ecco, se abbiamo veramente questa percezione dello sguardo di Dio su di noi, ecco, dobbiamo anche captare quello che vuole da noi, cioè camminare. Ecco, guardate che nell'ebraico, nell ma nella tradizione del popolo antico, anche Gesù... È, Gesù anche noi cristiani, però noi occidentali abbiamo un po' mistificato questo, questo termine. Camminare davanti al, al volto di Dio, camminare vuol dire il cammino della salvezza, personale e anche collettivo, però adesso parliamo di quello personale perché abbiamo un cammino, allora se siamo in grazia di Dio, cioè con lo sguardo di Dio che ci guarda, come ha fatto con Agar, vi ricordate, l'ho già detto, perché poi vediamo questi bei collegamenti, dobbiamo anche camminare davanti al suo volto e vedere cosa fa Dio non solo nella nostra vita, ma anche al di fuori. Lo, diceva, lo dicevano i santi, ad esempio io cito sempre Ignazio di, di Loyola, eh, che se tu vedi que quello che Dio fa nella tua comunità, nella tua prossimità dei tuoi familiari, oppure anche della nazione, è chiaro che è molto più facile indirizzarsi. Dove va appunto lo sguardo di Dio, dove guarda Dio? Lo sguardo, che cosa guarda? Dio guarda anche il mondo e guarda anche la Chiesa. Ecco, e questo è importantissimo perché allora, se siamo veri, veri cristiani, dobbiamo avere questa percezione del non visibile, ma estremamente concreto perché i fatti provvidenziali sono cose concrete ecco. e ci fanno vedere la presenza di Dio nella nostra vita. Ecco. Quindi ricordarsi di essere in grazia di Dio, abbiamo la confessione, noi siamo molto fortunati, gli antichi non ce l'avevano e rimanevano con i loro peccati. Ecco. E poi ci abbiamo la preghiera. Soprattutto quella personale, dove siamo cuore a cuore con Dio. Ecco, e guardate, questo è un mistero, però, se non si entra in questa dinamica, eh, rischiamo di sbagliare la pro prospettiva nostra di vita, di vita cristiana. Ecco, ecco, è chiaro che se mancano tutte queste cose, il, il camminare, ad esempio, il camminare ogni passo vuol dire una soluzione che noi dobbiamo dare ai nostri problemi, oppure una direttiva per fare la volontà di Dio, per la comunità, per la Chiesa, per il mondo, capite? Se facciamo tutto di testa nostra e non c'è la preghiera, non ci sono i sacramenti, non c'è la lettura della Bibbia, è chiaro che siamo sterili. Ecco, abbiamo visto che Abramo, eh, grazie alla sua fede, era molto fecondo, e Dio lo vuole fecondo ancora di più. Dice l'ebraico: molto, molto. Eh, dice. Ecco, Abramo aveva fede e vedete che diventa fecondo, ma se noi, come ho detto prima, non abbiamo certe coordinate, e siamo sterili. Ecco, ci vuole un miracolo, come per Sara, per cambiare la nostra situazione di sterilità. Poi c'è anche quest'altra parola, gli dice sì integro che vuol dire tammimi in ebraico l'ho già detto l'uomo integro e retto che tende alla perfezione qui lo diceva già ad Abramo ma le cose allora in quella economia perché adesso siamo in un'altra economia quella della salvezza ma allora dire una cosa a un uomo vissuto millenni fa non era facile non c'era la grazia c'era lo Spirito Santo ma non era dato a tutti come, come Dio vuole oggi. Ecco, poi che noi lo respingiamo è un altro problema. Ecco. E leggiamo questo essere integri e compiuti, cioè portati a compimento vuol dire tammin, lo dice eh, la lettera degli Efesini al capitolo 4. E al versetto 20, adesso ve lo leggo, dice San Paolo, ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo se proprio gli avete dato ascolto alla lettura della scrittura. E in lui siete stati istruiti secondo la verità che è Gesù. Poi dice, per la quale la volontà appunto di Gesù è che dovete... Deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, vedete, tamim, anche qua più o meno è la stessa cosa, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. Perciò bando alla menzogna, dite ciascuno la verità al prossimo, eccetera. Allora vedete che nel Nuovo Testamento c'è la possibilità concreta nella nostra vita eh, di diventare uomini nuovi, anzi io penso che sia la cosa più importante che dobbiamo fare. <ride> Perché il Signore l'ha detto chi non... Eh, non nasce da, da acqua e spirito, non può entrare nel regno dei cieli. È la stessa cosa. Gesù lo dice in altro modo, ma è quello che dice San Paolo nel passaggio che abbiamo già visto, che vi ho letto adesso. Allora, vedete, quello che Dio ha dato ad Abramo si integro fino alla perfezione, si potrebbe dire, è il compito che abbiamo in questa vita ed è la cosa più importante che dobbiamo fare per arricchire il nostro patrimonio, ma quello vero, quello interiore, dell'uomo interiore, come dice San Paolo in un altro luogo. Perché quando moriamo non ci porteremo dietro la casa, neanche la macchina, ecco, i nostri campi, i nostri averi, le nostre ricchezze, no. Lo dice San Paolo, quello che abbiamo è il nostro spirito, anima e corpo, questo è il nostro patrimonio. E allora se gli uomini facessero tutti come ho detto adesso ci sarebbe un mondo migliore arricchire la propria persona attraverso la potenza, la dynamis dice, molte volte nel Nuovo Testamento non si parla tanto di grazia, si parla molto di grazia, però delle volte dicono dynamis vuol dire la potenza dello Spirito Santo che è una potenza di bene che costruisce l'uomo nuovo è lo Spirito Santo che lo fa, per questo dobbiamo appunto pregarlo, invocarlo tantissimo. Io penso in tutte le cose che stiamo per intraprendere, per cercare l'aiuto di Dio e quindi per fare bene. C'è ecco. il Salmo 1 che dice che l'uomo che scruta la legge del Signore e che la segue ha sempre successo. È vero questo, se leggete il libro di Giobbe è proprio così. E poi anche dei patriarchi. Ecco, e vedete che allora, già nell'Antico Testamento c'è già in nuce quello che sarà la nuova economia che viviamo oggi: della trasfigurazione dell'uomo, dell'uomo interiore, non si vede da fuori se sei. Uomo interiore o sei esteriore? Ecco, sì, l'esterno lo vediamo, la bellezza, ecco, così oppure anche la cattiveria, vediamo anche negli occhi di certe persone. Ma l'importante è l'uomo interiore, dice San Paolo, e arricchirlo. Ecco, ricordate quel ricco stolto che aveva detto: Ah, c'ho i miei granai, adesso mi godo la vita. E poi una voce gli dice: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la vita. E poi con, conclude dicendo: Così è di coloro che, che non arricchiscono davanti a Dio. Ecco, comunque abbiamo già in nuce, la, vedete, quasi di due millenni prima di Cristo c'è già in nuce eh, la storia della salvezza che vediamo, che abbiamo oggi ecco che c'è la possibilità appunto concreta di essere salvati ed essere degni di rientrare nella casa del Signore. Ecco, poi sulla circoncisione, la circoncisione vuol dire anche apertura, ecco, tanto che in modo metaforico Mosè al suo popolo diceva Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra nuca, che vuol dire eh, la testardaggina. Ecco, Deuteronomio 16, perché? perché il cuore quando è chiuso non ascolta, è impermeabile alla parola di Dio. Invece quando è aperto il cuore accoglie la parola di Dio e accoglie anche il prossimo in modo benevolo. Questo parla in metafora della circoncisione. Mosè. Ecco. Ma c'è un altro significato secondo me, perché oggi abbiamo visto che quando... Dio promette ad Abramo che sarebbe stato padre di molti popoli, no? allora qui vedete che la circoncisione non, non c'entra più. E come fa Abramo a diventare padre di tanti popoli? È impossibile a, a livello umano, perché sono di un'altra razza, non sono ebrei. Vedete, è la seconda. Promesse che fa eh, appunto sul popolo. Il primo è Israele, il secondo sono i popoli, i gentili che siamo noi i pagani per gli ebrei. E perché mh, il termine che noi e anche io ho tradotto diciamo discendenza, è giusto, però eh, letteralmente sarebbe seme, singolare e non plurale. Certo, è un, è un singolare con valore collettivo, un po' come quando io dico eh, ma l'uomo è cattivo, vuol dire sto dicendo che tutti gli uomini sono cattivi, no? dico l'uomo però in, al singolare. Ma lì eh, dice San Paolo, giustamente, che in certi testi, appunto in questo caso, implicitamente bisogna tradurre al singolare seme, che vuol dire il seme di un albero, di un frutto, ma anche il, il seme umano. Al singolare, perché parla di Cristo, di uno al singolare, c'era l'attesa e appunto entrano i popoli in grazia di, di Cristo, perché Cristo è stato il primo ad andare verso i pangani. Eh, sapete che gli ebrei non potevano andare coi pagani, neanche andare a mangiare in casa loro. Eh? Leggete gli atti degli Apostoli, ecco. Allora vedete che qui c'è anche un mistero e ce lo spiega San Paolo eh, che dice al capitolo 3, al versetto 16. Ora dice: È appunto ad Abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse, le abbiamo viste oggi. Non dice la scrittura e ai tuoi discendenti, come se si trattasse di, di molti, vedete, zera vuol dire seme al singolare, dice così Paolo, ma alla tua discendenza, come a uno solo, dice, cioè Cristo. Ecco, vedete? Allora San Paolo interpreta come cioè io interpreto come dice San Paolo, ecco non il contrario, scusate, mi stavo sbagliando. Allora vedete che è interessantissima questa apparizione di Dio e tutte queste promesse, perché ci danno uno squarcio, siamo quasi 2000 anni prima di Cristo, vedete che ci sono già le cose nuove. Abbiamo visto tante cose nuove in nuce che ci. Ci fanno vedere anche qual era il proposito di Dio già quando c'era Abramo. Ecco, perché passano duemila anni prima che gli apostoli siano andati ai pagani, ecco, non si poteva andare dai pagani, erano considerati dei cani. Ecco, si dice così. Anche oggi gli ebrei, se voi. Insultare qualcuno gli dici goi che vuol dire pagano. Ecco, vedete che ci sono le profezie. Allora, vedete questo testo indubbiamente è antichissimo: quello che abbiamo visto oggi, però ci parla del Nuovo Testamento anche quando dice tamim Ecco, quella avete, avete imparata questa parola, eh, vuol dire compiuto. Eh, la cosa si realizza con Cristo e con gli Apostoli, nella nuova economia e non più nella vecchia, però c'è tutto. Ecco, io volevo farvi vedere questo perché tantissimi non credono alle profezie, ma qua l'abbiamo visto... Eh. L'abbiamo visto in un manoscritto, Vabbè, abbiamo, abbiamo le nostre Bibbie, ma ci sono i codici che sono antichissimi e si sa benissimo che appunto vengono da migliaia di anni fa. Ecco. Però c'è già il Nuovo Testamento. e nella sua santità eh, si potrebbe dire che è un pro prototipo eh, dei santi del Nuovo Testamento. Era veramente un grande santo. Pace bene a tutti e buona giornata.